magari come prima lettura vi leggo il capitolo dedicato alla donna, ma così magari giusto come prima lettura, visto che comunque, ripeto, è molto sintetico, però c'è magari qualche elemento interessante diciamo di riflessione, che comunque va a collegarsi con gli altri video che ho fatto su questo argomento. La donna nell'esoterismo ha sempre avuto una triplice funzione, iniziatrice, tentatrice e madre divina. Poi chi si è interessato alla wiccadianica sa benissimo che appunto esiste il concetto di triplice dea, quindi il numero 3, non più visto come numero esclusivamente maschile della Trinità cristiana, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, ma visto in una prospettiva femminile, quindi comunque le tre fasi della vita della donna che appunto sono rappresentate dalla triplice dea. Quindi la dea nella sua qualità nel suo ruolo anche di fanciulla, di madre e di crone, quindi di anziana. In quanto musa ispiratrice madre, essa è l'iniziatrice che dà accesso al sapere, Iside svelata è la verità nuda che si mostra solo ai maestri. La Sefira Binah nell'albero cabalistico ha il ruolo di matrice nell'universo, ma anche di una porta stretta, quella del destino e della legge, da cui dipendono il giudizio, la vita e la morte. Piccola parentesi. Non sono tantissime, però nell'Antico Testamento c'è qualche riferimento pseudo-femminile a Dio. Sono comunque anche dei riferimenti che vanno a vedersi magari in un periodo anche pre-monoteista, che poi comunque sono filtrati nel culto poi monoteista ufficiale. Comunque qualche riferimento striminzito a questo cosiddetto Dio monoteista, con alcuni simbolismi femminili, c'è qualcosa anche nell'Antico Testamento. Certo, non si sta parlando di una dea, lo dico subito, però se qualcuno proprio volesse salvare il salvabile, di cose per dire come la Kabbalah, piuttosto che una certa rilettura mistica dell'Antico Testamento, c'è comunque qualche elemento femminile che si può tirare fuori, ad esempio in alcuni versetti Dio è paragonato per dire a un'orsa. Un'orsa che custodisce i piccoli, quindi, o comunque per dire, ci sono anche altri riferimenti che sono pseudo femminili. Poi magari sottolineerò degli approfondimenti perché comunque ho trattato anche quel tema lì. Ovviamente sono tutte cose che sono rifiutate dalla Chiesa Cattolica ufficiale, quindi. Intendiamoci, queste sono analisi esegetiche o teologiche che possono essere fatte da qualche teologo, che comunque vengono rifiutate per la maggior parte dalla Chiesa Cattolica, quindi magari se c'è anche qualche riferimento pseudo-femminile per dire in Isaia, cioè questa specie di Dio che partorisce il suo popolo, però ovviamente la Chiesa Cattolica non è chi fa l'analisi esegetica ufficiale su quei versetti lì, cioè. Sono analisi teologiche che vabbè, fa qualche teologo, ma non è detto che la Chiesa le approva, anzi non le approva quasi mai. Però vabbè, c'è qualcosina che si può salvare anche in questa sola, se una proprio volesse fare salvare, tentare di salvare il salvabile. Poi è infine essenziale osservare che, che la base di qualsiasi iniziazione è la purezza, Sefirah Yod, e che l'accesso al regno stabile della divinità è possibile solo attraverso la prova di tale purezza. Tale attributo, eminentemente femminile, è simboleggiato dall'antica vergine nera legata a Saturno e alla Binah e dalla luna legata a Esod. Binah e Esod sono appunto le due sefirot, dell'albero delle sefirot, quindi comunque qua ci troviamo in campo cabalistico. La donna ha questa funzione iniziatrice solo perché è una polarità dello stesso Dio e a tale titolo è una struttura dotata di un'essenza del mondo divino, esattamente come l'uomo. Ovviamente questo concetto nel cristianesimo, comunque nell'islam, nell'ebraismo, non è mai stato, diciamo, ammesso, comunque riconosciuto al 100%, cioè loro ti dicono che sì, vabbè, la donna ha un'anima, è stata creata da Dio, ma non è al pari dell'uomo, l'uomo è superiore, anzi la donna è derivata dall'uomo, quindi questo concetto che comunque noi troviamo nelle dottrine esoteriche, del fatto che la donna è una polarità divina, insieme all'uomo, e poi soprattutto pensate un po' comunque nella Wicca, dove appunto nella Wicca non esiste misoginia, specialmente nella Wicca dianica, quindi mentre negli esoterismi, nella maggior parte perlomeno, hanno riconosciuto questo concetto,
ad eccezione comunque magari di cose come la massoneria che sono prettamente maschili e androcentriche, comunque diversi esoterismi hanno riconosciuto comunque la polarità divina della donna, ecco, insieme a quella maschile. Nel cristianesimo, nel monoteismo, questo concetto non, per loro è inconcepibile, cioè per loro ti dicono che sì, la donna è creata a immagine di Dio. Tra l'altro, poi in realtà l'idea che la donna sia immagine di Dio è un'idea recente nella teologia, cioè ai tempi di Tommaso d'Aquino loro ti dicevano che la donna sì, era stata creata da Dio, ma non aveva l'immagine di Dio come ce l'aveva l'uomo. Aveva un'immagine divina così molto annacquata, o comunque ce l'aveva solo se era accoppiata a un uomo, per esempio Agostino. Tommaso d'Aquino dice che sì, la donna era stata creata da Dio in maniera peraltro anche difettosa, nella questione 92, che sì, aveva questa immagine divina, però in realtà era minore rispetto a quella che aveva l'uomo, perché l'uomo ce l'aveva totalmente, ce l'aveva pienamente. Peraltro poi anche lì, versetti biblici, San Paolo e compagni, ti dicono che la donna, solo l'uomo è gloria di Dio, la donna è gloria dell'uomo, perché è derivata, quindi è una cosa secondaria. Che al massimo può riflettere qualcosa, ma non è mai luce piena. Invece, come vedete, nell'esoterismo la dignità spirituale della donna è molto riconosciuta. Questo comunque vale anche per dire in campo dei cosiddetti satanismi. La figura femminile è molto importante, tanto è vero che infatti da loro la donna è sacerdotessa a tutti gli effetti. Allora, la donna, abbiamo detto, quindi nell'esoterismo viene considerata la polarità dello stesso Dio, e la trinità delle teosofie esoteriche, fondanti di tutta la cosmogenesi, vedono nella loro terza persona la madre che regge la ruota cosmica del tempo, così come il nome di Dio, Binah, comprende la trinità sviluppata e attiva, il padre, che praticamente nella lettera ebraica si indica con Yod. Piccola lettera piccina, è la lettera più piccola peraltro dell'alfabeto ebraico. La madre e il figlio e la figlia. Allora, madre e figlia, se ricordo bene, questa dovrebbe essere la lettera E. Ecco, adesso non, scusate la mia pronuncia ovviamente dell'ebraico, ma è come si suol dire autodidatta, quindi la pronuncio, diciamo, no, non come andrebbe pronunciata, la pronuncio un po' così. Comunque, questa è la lettera che rappresenta le. Poi c'è il figlio che, se ricordo bene, dovrebbe essere la lettera Vav, se ricordo bene. Come vedete, questo è il termine ebraico, eh? Nome di Dio. Che appunto, da un punto di vista esoterico, viene appunto scomposto nelle lettere che vedete qui, quindi la Yod, che è la lettera maschile, rappresenta il padre, la E. Questa qui, se ricordo bene, dovrebbe essere la E, ebraica, che rappresenta la madre e la figlia. E poi c'è il figlio, che è la lettera Vav. Quindi, come vedete, è un'interpretazione molto interessante, perché comunque all'interno di questo nome di Dio, ovviamente, ripeto, qua stiamo parlando delle analisi, diciamo, esoteriche del nome di Dio, quindi non delle analisi teologiche che trovate nelle chiese o nelle sinagoghe, ovviamente. Come vedete, può essere scomposto nelle sue lettere e ogni lettera ha una polarità che può essere maschile o femminile, in maniera tale che appunto sia la donna sia l'uomo sono rinchiusi dentro nella divinità. Lo Spirito Santo della Trinità cristiana avrebbe quindi una polarità femminile, come l'epoca che segue la dipartita di Cristo e che prepara il suo ritorno simbolico. I suoi attributi sono la giustizia e il giudizio, che peraltro ritroviamo nei tarocchi. Allora, sì, in teoria per alcune teologhe, teologi moderni, peraltro, per qualche eretico del passato, lo Spirito Santo, i Guglielmiti, che peraltro sono stati spazzati via dalla Santa Madre Chiesa, lo Spirito Santo era femminile, quindi la Trinità era formata da padre e madre e figlio. Ovviamente, la storia e i teologi che contano, quindi l'Aquino, Agostino, peraltro Agostino si scagliò ferocemente contro l'idea che lo Spirito Santo fosse femmina, fosse madre, nel De Trinitate, anzi addirittura dava dei pazzi a chi riteneva che lo Spirito Santo fosse madre.
nel pensiero cristiano non è mai passata questa idea, cioè per loro la Trinità è tutta maschile, poi loro ti dicono: ma è un maschile simbolico, è un maschile allegorico, noi non crediamo a un Dio maschio vero e proprio. Sì, vabbè, ma queste sono scempiaggini, cioè loro possono anche credere a questo maschile simbolico, resta il fatto che per loro Dio è il padre, quindi è immaginato come sotto forma di maschio vecchio, poi c'è il figlio che si è incarnato in un corpo maschile vero. E poi c'è questo Spirito Santo che, vabbè, è rappresentato sotto forma di colomba, però non è rappresentato sotto forma di femmina, cioè non viene neanche pregato sotto forma di femmina, quindi cioè, il cristianesimo per loro tutto, cioè, tutta la divinità è maschile, anche se poi loro ti dicono: ma no, è maschile simbolico, sì, vabbè, è un maschile simbolico, però al femminile non lo riconoscete mai questo vostro Dio, quindi. Tranne singole eccezioni, come ad esempio possono essere teologi come Bob, che comunque per tentare di salvare il salvabile, poi sotto ve lo metterò, hanno fatto questa specie di ipotesi che ovviamente è stata rifiutata dalla Chiesa, ovvero per dire, secondo Bob e altri teologi, lo Spirito Santo sarebbe femminile e praticamente secondo loro, quando Maria è rimasta incinta, lo Spirito Santo è sceso su di lei e l'ha elevata alla condizione divina, quindi sarebbe una specie di ipostasi o ipostasi di Maria nello Spirito Santo, che renderebbe questa Maria una semidea, se non proprio una dea. Ovviamente, ripeto, questa è un'interpretazione che è stata fatta da Boff, un teologo, e da pochi altri teologi o teologhe, che non è assolutamente riconosciuta dalla Chiesa Cattolica, anzi, quando questa ipotesi è stata fatta, Boff, insomma, è stato, diciamo, gentilmente cacciato fuori a calci nel sedere dalla Chiesa, comunque dal mondo della Mariologia, perché per la Chiesa Cattolica Maria non è una dea, non è neanche una semidea, e non è neanche sullo stesso piano di Cristo. Quindi non sono cose riconosciute dalla Chiesa Cattolica e quindi dal cristianesimo ufficiale, peraltro solamente dal cattolicesimo, perché in realtà per tutti i cristiani non cattolici, quindi evangelici, protestanti, calvinisti, testimoni di Geova, mormoni e compagnia, non esiste neanche un concetto di Maria come, per dire, avvocata, corredentrice o alleata dello Spirito Santo, che comunque in realtà esiste nella teologia cattolica. Quindi sono comunque analisi che valgono solo per i cattolici, i protestanti non le considerano neanche, le trovano comunque delle baggianate. Ad ogni modo, se proprio si vuole andare a vedere lo Spirito Santo come femmina, come madre, non dovete andare a cercare nella teologia cattolica ufficiale, ma dovete andare a cercare nella teologia cattolica progressista dei giorni nostri, rifiutata dalla Chiesa, quindi Boff e altri teologi del genere. O altrimenti dovete andare a cercare nelle eresie, quindi per dire con gli Iridiani o i Guglielminti che appunto credevano che i primi credevano che Maria fosse la Dea Madre, i secondi credevano che lo Spirito Santo si fosse incarnato nella loro santa fondatrice, Santa Guglielma. Quindi, a parte queste cose, nel cristianesimo ufficiale non esiste un concetto di dea femmina o di donna deificata. Allora, significative in tal senso sono le ultime parole di Cristo sul Golgota, quando vede Giovanni insieme a sua madre. Giovanni diviene il figlio di Maria e Maria la madre di Giovanni. Ciò sembra stabilire l'equivalenza Cristo uguale San Giovanni di fronte alla madre Dina. A proposito del discepolo prediletto, Gesù dice a Pietro: se è mia volontà che egli resti finché io torni, in cosa ti riguarda ciò? Il periodo dell'attesa del segno del figlio dell'uomo sembra porsi sotto il segno dello spirito e assicurare una rivalutazione nelle coscienze del ruolo archetipico della donna attraverso la chiesa di San Giovanni. La caduta dell'umanità è cominciata dalla seduzione della donna e l'umanità conoscerà la redenzione finale attraverso la donna. Fino ad allora il serpente ferirà il suo tallone. Ovviamente questa interpretazione, ripeto, non è riconosciuta dai cristiani non cattolici, è riconosciuta unicamente dai cristiani cattolici. I cristiani non cattolici non ce l'hanno questa idea di Maria che schiaccia il serpente, eh? Anche perché peraltro non è basata su un errore esegetico, nel senso che non è la donna che schiaccia il serpente, è la progenie della donna che schiaccia il serpente, quindi Cristo. Quindi i cristiani non cattolici non ce l'hanno l'idea di Maria che schiaccia il serpente, è una cosa valida unicamente per i cattolici. Poi, è la seconda funzione della donna associata alle catene simboliche della caduta, della discesa, della materia e del male. Si tratta del processo necessario dell'involuzione dello spirito, non di un peccato originale a causa del quale il genere umano pagherebbe il tributo di una maledizione ingiusta.
Il serpente biblico, dai molteplici adattamenti, rappresenta in questo caso l'energia cosmica, la ruota dello zodiaco che ferisce il tallone, cioè fa di Eva l'umanità, la vittima di energie che essa non sa controllare, la cui futura padronanza è segno di salvezza. Similmente nel trantismo, i suoi obiettivi sono semplicemente la trasformazione della sessualità attraverso il risveglio e l'ascesa del Kundalini Shakti dalla base della colonna vertebrale al sommo della testa, il chakra coronarico chiamato Sahasrara. Le nozze di Cana in cui l'acqua delle sei giare viene trasformata in vino, il sigillo di Salomone che unisce il triangolo maschile e il triangolo femminile, quindi la stella di Davide per dire il simbolo che noi colleghiamo agli ebrei, praticamente è formata da due triangoli. Il triangolo verso l'alto viene considerato maschile, il triangolo verso il basso viene considerato femminile, quindi fuoco, acqua. L'ottenimento del mercurio filosofale, il cui segno planetario esprime l'unione del sole maschile con la luna femminile. L'eucaristia celebrata sotto le due specie del pane e del vino mostrano che la scienza dei due principi è il filo di Arianna della tradizione esoterica. Allora, io adesso non sto a farvi degli approfondimenti sul chakra o comunque sul discorso della Kundalini perché non ho mai approfondito l'argomento, non l'ho mai comunque neanche trovato, diciamo, adatto a me, quindi non sono neanche messa lì ad approfondirlo. Comunque sì, volendo, se uno legge libri sull'argomento si possono comunque trovare delle similitudini, delle somiglianze tra certi concetti della Kabbalah, o comunque magari certi simbolismi che comunque trovate nella Bibbia e altri certi altri simbolismi che comunque trovate nell'induismo o comunque nel discorso dei chakra. Allora, che altro dire? Vi ho detto un po' in sintesi tutte le cose interessanti. Concludiamo così. La donna è dunque il principio cosmico antropologico. L'iniziazione comincia come l'involuzione attraverso di lei. Si tratta di rifare il cammino a ritroso, di prendere simbolicamente il toro per le corna. Si spiega così il duplice volto della donna, Afrodite, volgare e celeste per Platone, le tenebrose versioni occulte, Lilith ed Ecate, ma anche la loro antitesi, magnificata nella Vergine Iside. Gli dèi hanno le loro paredre che traducono la loro potenza nell'ordine della manifestazione. Le Sefirot stesse sono positive e femminili. Ovviamente poi qui c'è un collegamento anche con l'induismo, perché come sapete nell'induismo tutti gli dèi maschili hanno una compagna femminile. L'unica divinità che fa eccezione, che almeno si riteneva che avesse avuto il compagno Shiva, ma poi è rimasta vedova, o comunque rappresenta la dea vedova, è Dumavati. Dumavati, che è una dea particolare del pantheon indù, poi sotto vi metterò degli approfondimenti, che rappresenta appunto la dea cosmica del nulla, prima della creazione, che è l'unica che non è più accompagnata da un compagno maschile. Tutte le altre divinità femminili del pantheon indù sono accompagnate comunque da una divinità maschile, quindi e viceversa. Allora, se ricordo bene, Sarasvati è moglie di Brahma, che è questa specie di dio vecchio con la barba. Kali è la compagna di Shiva, insieme a Parvati, ecco Parvati poi è la versione dolce di Kali. Vishnu è il compagno di Lakshmi, che è la dea della bellezza, una sorta di Venere, per dire. Queste sono appunto le principali divinità indù, femminili, quindi sono tutte accompagnate dal compagno maschile. Va bene, allora vi ho letto un po' le cose più interessanti. Concludo dicendovi appunto una curiosità, diciamo, esegetica, ovviamente che comunque non è mai stata oggetto di, anzi due curiosità esegetiche che comunque non sono mai state oggetto di commenti da parte dei teologi che contano, quindi Agostino, l'Aquino. Sul fatto che ad un certo punto noi nella Bibbia troviamo, allora innanzitutto la parabola della dramma perduta, della moneta persa, la moneta che è stata persa, la dramma, dove appunto in realtà in quella parabola è l'unica parabola del Vangelo dove compare una donna che cerca questa moneta che è scomparsa, appunto il regno dei cieli viene paragonato a questa donna che cerca la moneta. E quando appunto poi la trova, dopo aver sistemato tutta la casa, invita le amiche. Ed è l'unica parabola, del Vangelo che viene usata per raffigurare il regno dei cieli, insieme alla parabola della pecorella smarrita e del figlio prodigo, che hanno comunque dei personaggi maschili.
dove appunto nella parabola della dramma smarrita non compaiono personaggi maschili, cioè le protagoniste sono tutte donne. E lì quella cosa lì, quella parabola lì è stata commentata da Michela Murgia, poi appunto Maminave Mary, e lei appunto faceva un po' tutta questa analisi, e effettivamente potrebbe essere una parabola che potrebbe alludere allo Spirito Santo femminile. Ovviamente, ripeto, se anche un teologo fa un commento sullo Spirito Santo femminile preso dalla parabola della Dramma Perduta, non è che la Chiesa poi lo approva, cioè. Sì, non lo mette più a rogo perché oggigiorno non esistono più i roghi, però non sono analisi che sono approvate dalla Chiesa. Il massimo che potete trovare approvato dalla Chiesa, parlando di teologia inclusivista del femminile in Dio, sono solamente alcune analisi, non tutte, però alcune analisi di alcuni mariologi o comunque della mariologia moderna, che vanno a rivedere Maria come se fosse lo specchio dell'amore di Dio. Questo è il massimo dell'inclusività che potete trovare, ovvero sia alcuni teologi hanno scritto per dire che Maria ama talmente tanto l'umanità, infatti viene appunto considerata la madre dell'umanità dalla Chiesa Cattolica, dall'idea cattolica, e siccome lei ama così tanto l'umanità, tanto da essere madre dell'umanità, riflette l'amore di Dio. Però da qui loro non è che poi ti dicono che Maria è una dea, ti dicono che Maria ama l'umanità come riflettendo l'amore di Dio, che è l'amore di Dio che ha per l'umanità. Questo è il massimo dell'inclusività del femminile che voi trovate nella teologia cattolica. Di adesso, non dei secoli fa, solamente di adesso. La seconda curiosità che vi dico è il fatto che effettivamente c'è un versetto biblico che è quasi strano ed è stato commentato pochissimo, tra l'altro, dove Gesù Cristo si paragona proprio a una gallina, a una chioccia che protegge i suoi pulcini. E questa è l'unica, ovvero quindi lui si è paragonato a questa gallina che protegge i suoi pulcini. Sapete che la gallina, non so se avete mai visto i video, però quando le galline hanno i pulcini, li proteggono nel senso che alzano le ali e poi i pulcini vanno tutti sotto a farsi riscaldare. Gesù ha usato questa metafora per, diciamo, parlando con i suoi discepoli, per dire che come la gallina protegge i suoi pulcini, io proteggo voi, io vi do ristoro, ecco. E cioè lui voleva usare un po' questa metafora qui per fare capire questo significato qui. Ed effettivamente l'unico riferimento biblico che noi troviamo, cioè, o meglio dell'Antico, del Nuovo Testamento, che noi troviamo dove appunto viene tirata fuori questa figura femminile, la gallina. Mentre peraltro il gallo, altro animale esoterico su cui adesso comunque non mi dilungo perché altrimenti vi dovrei parlare anche per dire degli eretici, della gnosi, tipo l'anguipede, adesso non mi dilungo. Mentre invece comunque il gallo che noi troviamo comunque citato nel Vangelo, in realtà ha un simbolismo negativo, cioè quando Gesù cita il gallo lo cita in maniera negativa, per riferirsi appunto al tradimento e alla morte. La gallina invece viene citata come riferimento positivo. E anche qui, se qualcuno volesse fare un'analisi, che comunque sono state fatte, perché ho letto anche libri di quel tipo lì, teologhi o teologi, volesse fare un'analisi al femminile dei Vangeli, tirerebbe appunto fuori questa metafora dove Gesù ad un certo punto si paragona a una gallina che protegge i suoi pulcini. Qualcuno ha tirato fuori l'idea che lì non è neanche Gesù Cristo che parla, ma è lo Spirito Santo, femmina, madre, che parla al posto suo. È un'ipotesi teologica che era stata fatta. Ripeto, queste ipotesi teologiche non sono approvate dalla Chiesa cattolica, quindi se un teologo o una teologa scrive nel suo libro che mentre Gesù si paragona alla chioccia che protegge i suoi pulcini, lì non è più Gesù il maschio che sta parlando, ma è lo Spirito Santo femmina madre che parla tramite lui, questa non è una cosa che viene accettata dalla Chiesa cattolica, eh? Deve essere chiaro, no? Prima che qualcuno salti fuori a dirmi, però vedi Lunaria, allora il cristianesimo è diventato la religione delle donne. No. Sono ipotesi teologiche che fa il singolo teologo, la singola teologa,
più o meno dentro la Chiesa cattolica, ma non sono teologia cattolica ufficiale che viene insegnata dal Papa, eh. Questo deve essere chiaro. Sono, diciamo, interpretazioni cristiane che si fanno oggigiorno, quindi non si facevano ai tempi dell'Aquino, si fanno oggigiorno perché, vabbè, oggigiorno qualche teologo dispiaciuto della misoginia cristiana, come ad esempio Boff, vuole tentare di dare il contentino alle donne o comunque tenta di salvare il salvabile. Fanno queste ipotesi, quindi l'ipotesi ad esempio che Gesù in quel versetto lì biblico, che poi comunque sottolineerò, non è Gesù maschio che parla, ma è lo Spirito Santo femmina madre che parla attraverso Gesù che è qui in terra, oppure il discorso dell'ipostasi di Maria nello Spirito Santo, cioè vanno a tirar fuori il discorso del Maria piena di grazia come Maria piena di Spirito Santo che l'ha elevata al rango della divinità. Quindi Maria rappresenterebbe lo Spirito Santo incarnato. Perché siccome lo Spirito Santo, cioè nel concetto appunto che abbiamo visto prima, la Trinità Padre, Spirito Santo Madre, Gesù Cristo che è figlio del Padre e dello Spirito Santo Madre, se Gesù è nato dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo deve essere per forza femmina. Non so se adesso ho reso l'idea. Quindi, siccome lo Spirito Santo arriva su Maria, vuol dire che c'è una specie di simbiosi tra Spirito Santo femmina madre e Maria femmina madre terrena. Gesù nasce appunto da lì. Ripeto, sono analisi teologiche moderne, rifiutate dalla Chiesa Cattolica, che avrebbero fatto orrore a Tommaso d'Aquino, che anzi vengono ritenute delle eresie, però esistono, esistono. Poi sotto vi metterò anche degli approfondimenti di libri che io ho recensito, di libri di teologia moderni, che contenevano queste ipotesi che io ho recensito, quindi poi sotto vi metterò tutti gli approfondimenti di roba che ho già fatto tempo fa, così chi volesse saperne di più. Va a seguirsi anche le mie analisi teologiche su questo argomento. Va bene, allora concludo qua. Spero che sia stato utile e interessante. Poi fatemi sapere se vi interessano altri argomenti, che appunto così vi leggerò diciamo, altre analisi sempre in campo esoterico. Perché appunto è un argomento che a me piace e piacerebbe riprenderlo, visto che attualmente non esiste più il discorso del marchio verde. Più o meno sto tornando alla normalità da tutti gli istanti di salute psicofisica, mi sono ripresa e quindi ho di nuovo tempo per stare dietro a queste analisi, c'è tempo ed energia per stare dietro a queste analisi, quindi mi piacerebbe comunque riprendere le analisi Wicca, comunque esoteriche, e fatemi un po' appunto sapere cosa vi piacerebbe che trattassi.